Buongiorno. In questa lezione parleremo, approfondiremo la teoria delle relazioni di Moore e Russell. Qualcosa abbiamo già detto su questo, abbiamo già detto qualcosa parlando di Moore e della critica all'idealismo, abbiamo già detto qualcosa su questo nella prima lezione dedicata all'autobiografia di Bertrand Russell. Qui scherzosamente, a proposito di teoria delle relazioni, abbiamo messo, come dire, un'allegoria, se vogliamo, rispetto alle tesi che tratteremo in questa lezione. Le teorie idealiste, cioè la teoria delle relazioni interne, e qui abbiamo messo Narciso, la relazione interna, la relazione con se stesso. Vi ricorderete, Narciso amava se stesso riflesso nell'acqua, quindi una relazione interna, diremmo noi, e una relazione esterna tra due soggetti, tra due persone, che invece presuppone la presenza di altri. Abbiamo scherzato su questa cosa, relazione interna, relazione esterna, però questo è uno scherzo che in realtà anticipa già il nocciolo della questione, il nocciolo legato ai diversi approcci logici della corrente idealista da un lato e della corrente realista dall'altro, la corrente idealista che risolve tutto all'interno del soggetto, della coscienza, di ciò che pensa, di colui che pensa, e invece la corrente realista che ammette la presenza di più entità con le quali appunto ci si relaziona. Quindi è uno scherzo questa doppia immagine, però è uno scherzo appunto che in realtà ci introduce già al tema che vogliamo trattare. Bene, abbiamo già accennato che Russell tra il 1894 e il 1898 aderì all'idealismo di Bradley e di McTaggart. Questi erano all'epoca dominanti nell'ambiente di Cambridge. Qui invece abbiamo richiamato i principali autori dell'idealismo, che sono appunto Fichte, Schelling e Hegel. Bene, perché Russell aderì all'idealismo da principio? Abbiamo detto che l'idealismo aveva due matrici, la matrice hegeliana, ma anche quella spiritualista di Berkeley, e di questo abbiamo parlato nella lezione dedicata a Moore. Perché Russell aveva aderito a questa corrente? Aveva aderito come forma di reazione, di rifiuto all'empirismo grezzo. E vedremo che in effetti Russell ha molte cose da dire a proposito dell'empirismo grezzo e il suo razionalismo critico, poi in un certo senso, lo porta in effetti a non accogliere neanche questa prospettiva. E perché? Perché? Perché egli sentiva profondamente l'esigenza di trovare un fondamento logico assoluto e universale alla matematica, cosa che sicuramente l'empirismo grezzo non faceva. L'iniziale idea di Russell era infatti quella di costruire un sistema filosofico enciclopedico di stampo hegeliano, però ben presto Russell passò appunto all'opposizione dell'idealismo. Da principio rimase turbato dalle posizioni degli hegeliani rispetto ai concetti matematici. Vi ricorderete che spesso gli hegeliani aderivano alla formula che poi sarà tipica del neoidealismo italiano, cioè che i concetti della matematica sono pseudoconcetti, cioè sono concetti empirici e in realtà non hanno, come dire, un vero e proprio fondamento universale. Ma oltre a questa considerazione, Russell appunto nell'incontro, confronto con Moore, si rende conto che la logica hegeliana, la teoria delle relazioni interne che sta alla base del pensiero hegeliano, che in un certo senso si ritrova anche nel concetto di sintesi a priori kantiano, in realtà porta a degli equivoci, a delle confusioni, in modo particolare per quanto riguarda la logica e la psicologia. Cioè ci sono tutte delle contaminazioni legate allo psicologismo che non permettono di,
costruire una teoria della conoscenza fondata e tantomeno una teoria della matematica fondata universale che possa essere accettata. Quindi si crea questa sorta di confusione, adesso vedremo in che senso questo accade. E su questo fu determinante appunto l'incontro con Mohr. E qui riprendiamo, per così dire, quasi completiamo la lezione su Mohr che abbiamo fatto in precedenza. Mohr aveva mostrato che il pensiero di Kant e Hegel era viziato appunto da una componente di empirismo psicologistico. Questa componente rendeva impossibile lo sviluppo di una logica pura che fosse sia indipendente dalla realtà empirica ma anche dalla struttura psicologica, ovvero dal pensiero che la produce. Cioè, per costruire una logica che sia assolutamente pura, questa non può né essere ricavata dall'esperienza, perché ovviamente tutte le esperienze, come abbiamo ben spiegato, trattando il rapporto empirismo e razionalismo, tutte le esperienze sono particolari e quindi non possono godere dell'universalità, però non può neanche essere ricondotta alla mente, perché altrimenti cade nello psicologismo e quindi diventa qualcosa di umano, scusate la frase che non c'entra nulla, di umano troppo umano, cioè diventa una logica legata al modo di percepire le cose soggettivamente da parte dell'uomo. E Mohr nell'articolo La natura del giudizio, The Nature of Judgment, del 1899, difese l'indipendenza del fatto dall'esperienza del soggetto. Quindi il fatto è qualche cosa di indipendente dall'esperienza del soggetto. Vi ricorderete che Mohr aveva fatto quell'interessante distinzione tra dati di senso, quindi la percezione che si può avere degli oggetti, e gli oggetti stessi. Gli oggetti stessi non dipendono dalla percezione che io posso avere dell'oggetto. Diversamente, gli idealisti avevano messo in discussione l'esistenza dei fatti in sé. Cioè, di fatto tutto dipendeva, ricordate, la cosa in sé non esiste nella filosofia idealista, tutto dipende dalla percezione dell'individuo. La posizione di Mohr quindi era una posizione realista che si contrapponeva all'idealismo. L'oggettività e l'indipendenza degli oggetti, del pensiero dal soggetto e ovviamente anche dall'esperienza che il soggetto ne può fare. Cioè, come abbiamo visto, l'esperienza che il soggetto ne può fare sono i sensi data, i dati di senso, che sono una cosa ancora diversa rispetto all'oggetto. Secondo Mohr, i concetti che descrivono i fatti non hanno nulla a che fare con gli stati mentali del soggetto, ma riguardano un insieme di relazioni tra fatti. Quando io utilizzo un concetto, dico qualcosa è a nord di, qualcosa è maggiore di, qualcosa è minore di, qualcosa è uguale a, sto usando una serie di concetti che non sono legati agli stati mentali del soggetto, ma riguardano relazioni tra fatti. E qui abbiamo un'immagine che in questo caso abbiamo declinato per spiegare questa cosa, cioè da un lato ci sono appunto i concetti che non riguardano le designazioni che dipendono dal soggetto, ma che non riguardano neanche l'esperienza, quindi non riguardano propriamente neanche l'esperienza che noi facciamo del mondo. Sono qualche cosa di puro che in un certo senso è data a priori. D'altro canto, dalla parte opposta, gli idealisti come Bradley, che abbiamo citato, sostenevano che non aveva nessun senso pensare ad individui particolari tra loro legati da relazioni esterne, cioè non pensava che ciò tutto era ricondotto al soggetto nell'idealismo, tutto era ricondotto alla mente che pensa, all'atto puro, oggi diremo, del pensare, qui ho citato Gentile, ma va bene da questo punto di vista per spiegarsi. E appunto ritenevano che solo la totalità di soggetto e predicato, quell'unione, la sintesi tra soggetto e predicato, potesse individuare delle verità. E beh, diversamente, Mohr sostiene che le proposizioni debbano essere caratterizzate da entità, i concetti, abbiamo detto, che non dipendono né dal soggetto che le pensa, che possono descrivere i fatti, ma sono indipendenti da essi. Queste tesi, Mohr e Russell, ovviamente andavano nella direzione del realismo, che ammettevano in virtù, appunto, vi ricorderete, del senso comune, la filosofia del senso comune di cui abbiamo parlato a proposito di Mohr.
ovvero l'esistenza di un mondo esterno che è caratterizzato da enti e da fatti, che viene che è descrivibile in termini di relazioni. Quindi tanti enti che svolgono dei fatti descrivibili in termini di relazioni. Qui abbiamo messo questa immagine con questi pedoncini che rappresentano un po' gli enti che si relazionano appunto tra loro. Queste freccette stanno proprio a descrivere le relazioni che possiamo evidenziare di questi diversi enti. In questa analisi, mentre Moore, anche questo l'abbiamo accennato, si limitò a elaborare una filosofia capace di giustificare in modo proposizioni puramente formali, però senza azzardare una formalizzazione, Russell invece si impegnò a dimostrare che queste verità, che le verità relative alla forma logica, sono completamente a priori e, per quanto fondamentali nella definizione dell'esperienza, sono indipendenti da essa. E questa appunto è una tesi fondamentale del logicismo. La teoria delle relazioni interne degli idealisti, qui si rimanda all'immagine di, appunto, Narciso prima, era inaccettabile perché risolveva sul piano psicologico il problema e di fatto esse non erano vere relazioni. E qui Russell, con questo modo di fare, come al solito dissacrante, ci porta un esempio che è quello della relazione d'amore che un uomo prova verso Dio. Qui vediamo un uomo che si rivolge nel suo amore verso Dio. Noi già sappiamo che Russell era già diventato ateo e quindi evidentemente vuole criticare qualcosa di questa relazione e dice Russell: la relazione d'amore verso Dio va riconosciuta come reale anche da parte di un ateo, il che dimostra che non siamo davanti a una reale relazione, ma solo a uno stato interiore di colui che ama Dio. Non c'è una vera e propria relazione tra enti nelle relazioni interne, è uno stato interiore che ha il soggetto, tant'è che viene riconosciuta anche da uno che pensa che Dio non ci sia, il che ci dimostra che una relazione di tipo interno non può spiegare tutti i possibili fatti e tutte le possibili relazioni che in realtà ci sono. In buona sostanza, quello che doveva essere superato, secondo Russell, era la logica fondata sulla forma soggetto e predicato. Questa forma, che è appunto alla base della teoria delle relazioni interne, era la forma logica fondamentale che si era diffusa nella storia del pensiero filosofico occidentale, da Aristotele in poi, che in un certo senso Leibniz aveva cercato di superare con la teoria delle monadi, ma qui Russell, in una parte delle sue analisi, che noi non possiamo trattare, che è l'analisi della filosofia di Leibniz, che è molto importante nel pensiero di Russell, e Russell dimostrerà che anche quella alla fine non riesce a risolvere i problemi legati a questa forma soggetto-predicato della logica delle relazioni interne dominante in filosofia. Russell ci fa vedere, proprio attraverso anche in questo caso un processo di filosofia analitica, quanto sia inefficace la logica delle relazioni interne fondata sulla forma soggetto-predicato. Dice Russell: proviamo a scomporre la frase A è maggiore di B. Maggiore e minore sono tutte relazioni, questo è chiaro. A è maggiore di B. Proviamo a scomporla nella forma soggetto-predicato. Allora, in base a questa forma otterremo che A è soggetto e è maggiore di B è predicato. Si nota subito che tale relazione è maggiore di B, quindi il predicato, in realtà rimanda alla natura di B. Per essere A maggiore di B, noi bisogna che conosciamo la natura di B, che deve essere minore di A, è chiaro. Ne consegue quindi che la relazione è maggiore di, presuppone l'esistenza di altri enti oltre ad A. Cioè è un'idea di relazione, oggi diremmo, idee di relazione che erano
tra l'altro mi permetto di qui fare un richiamo, erano idee alla base, per esempio, della matematica ideale di Platone, e su questo, quando approfondiremo questo tema, vedremo questo intreccio, almeno per questa fase, questa prima fase della filosofia di Russell, tra il platonismo e Bertrand Russell. E quindi non sono in qualche modo definibili nel termini della forma soggetto predicato. Tra l'altro è carino il rimando a Platone, perché ancora una volta ci dice quanto l'amico di Bertrand Russell, Alfred Norton White, avesse ragione quando diceva che poi alla fine gira rigira si torna sempre su Platone. Quindi questo argomento dimostrava da un lato che le relazioni in sé erano qualcosa di separato nella loro forma logica, appunto come già aveva accennato Moore nella sua esposizione, quindi non dipendevano da un soggetto, dall'altro che per dar senso alle relazioni bisognava anche ammettere l'esistenza di diverse entità oggettive, quindi non c'è soltanto un individuo che pensa, ma ci devono essere più enti nel mondo. E qui abbiamo un'altra volta messo una relazione scherzosa, comparativo di minoranza: Asterix è meno alto di Obelix, oppure Obelix è più alto di Asterix, e anche questo presuppone però la presenza di due enti, quindi implicitamente la presenza del mondo esterno, quindi una sorta di realismo. Va detto però, per onor di filosofia, che la dottrina delle relazioni esterne non presuppone solo un'ontologia diversa da quella degli idealisti, ma permette anche di dar conto delle relazioni asimmetriche. Quindi non è soltanto una questione legata al realismo, ma permette anche di dar conto di queste relazioni asimmetriche che non sono riconducibili alla forma soggetto-predicato. Perché in effetti, se prendiamo l'esempio di prima, se io dico Asterix è più alto, scusate, è più basso di Obelix, e non vale l'inverso, non posso dire Obelix è più basso di Asterix, è asimmetrica, se uno è più alto rimane più alto, se l'altro è più basso rimane più basso, d'accordo? E queste relazioni asimmetriche sono fondamentali dove? Sono fondamentali proprio nel pensiero matematico, e quindi, scusate, la penna a me cade continuamente, ormai avete fatto l'abitudine, nel lancio della penna, una nuova disciplina sportiva all'interno delle classi, per fortuna mi cade sempre vicino. Appunto, questa asimmetria che non solo è riconducibile alla forma soggetto-predicato e che dà l'origine appunto alle relazioni asimmetriche, in particolar modo alle relazioni d'ordine, che non possono essere spiegate in base alla teoria delle relazioni interne. La nozione di ordine è di importanza enorme, ci ricorda Russell, in matematica. Non solo gli interi, ma le frazioni razionali e tutti i numeri reali hanno un ordine di grandezza, e questo è essenziale alla maggior parte delle loro proprietà. Senza le relazioni d'ordine possibili in virtù delle relazioni asimmetriche e alla teoria delle relazioni esterne, non sarebbe possibile attribuire un'analisi logica rigorosa, dicono Moore e Russell, alla matematica, e quindi non sarebbe possibile fondare di fatto la matematica. Da questo punto di vista Russell si fece dunque promotore della teoria delle relazioni esterne contro le tesi degli idealisti, non solo per affermare l'esistenza del mondo esterno secondo la filosofia del senso comune, come aveva fatto Moore, ma anche perché le tesi idealistiche erano incapaci di rendere conto dei presupposti fondamentali del pensiero matematico, che per Russell erano fondamentali. Vi ricorderete, egli aveva proprio come obiettivo quello di fondare la matematica, di trovare i fondamenti universali della matematica, e Russell proverà a farlo nella logica, e questo sarà oggetto di altre lezioni, dando ulteriormente sfoggio della sua intelligenza. Scrive a proposito: tutti gli argomenti impiegati dagli hegeliani, qui stiamo parlando della Mia vita in filosofia, un'altra opera autobiografica, però questa volta proprio di carattere filosofico, tutti gli argomenti impiegati dagli hegeliani per condannare le cose di cui
si occupava la matematica e la fisica si basavano sull'assioma delle relazioni interne. Di conseguenza, quando respinsi questo assioma, cominciai a credere in tutto ciò che gli hegeliani rifiutavano. Ciò mi dette un universo molto pieno. Immaginavo che tutti i numeri se ne stessero seduti in fila in un cielo platonico. Ecco qua. In un cielo platonico pensavo che i punti dello spazio e gli istanti del tempo fossero entità realmente esistenti e che la materia potesse benissimo essere composta da elementi reali tali quali i fisici trovavano comodo concepire. Credevo in un mondo di universali composto per lo più da ciò che si intende coi verbi e con le proposizioni. Quindi una adesione di fatto di Bertrand Russell alla visione platonica, pitagorica. Se la conoscenza matematica poteva essere concepita come una forma di conoscenza logica, ecco, doveva essere considerata a priori universale. Veniva così sconfitto da un lato l'empirismo che conduceva allo scetticismo, dall'altro l'idealismo, perché appunto la matematica non era espressione di caratteri e proprietà dello spirito, né tantomeno ricavabile da fatti empirici particolari, ma era una realtà autonoma. E questa posizione avvicinava certamente Russell e Moore agli oggettivisti e al platonismo concettuale di Frege, agli oggettivisti, Brentano e altri, e al platonismo concettuale appunto di Frege, ovvero coloro i quali concepivano le entità logiche e matematiche come realmente esistenti, come avevano detto i pitagorici e Platone, vi ricorderete, i numeri governano il mondo. E terminiamo qui questa lezione sulla teoria delle relazioni, la nuova teoria delle relazioni introdotta da Moore e Russell, e poi vedremo come questo in un certo senso contribuì in modo fondamentale agli ulteriori studi di Bertrand Russell e il campo logico-matematico. Grazie, arrivederci.